Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. Come abbiamo annunciato in un video degli scorsi giorni, martedì prossimo andrà in scena l'incontro tra sindacati e governo. Nelle ultime ore la CISL ha detto la sua, spiegando ancora una volta quanto la legge Fornero sia ingiusta e vada cambiata. Vediamo insieme i dettagli in questo video. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Come dicevamo, martedì andrà in scena il confronto a Palazzo Chigi tra sindacati e Mario Draghi. In ogni caso, le parti sociali continuano a far sentire il loro malcontento, in quanto la CISL spiega che le pensioni sono un tema di sostenibilità sociale e l'obiettivo del sindacato è un cambiamento vero della riforma Fornero attraverso la realizzazione di un sistema equo, sostenibile e flessibile. Anche per il leader della CISL, lo snodo importante e fondamentale è il superamento di tale legge, che è una legge, ricordiamo, tanto discussa. Le strade sono due: estensione del novero dei lavori gravosi usuranti e collegate a questa una misura di flessibilità in uscita a partire da 62 anni. Il sindacato porterà anche altre priorità davanti a Mario Draghi, come la pensione di garanzia per giovani e donne, l'intervento strutturale sull'APE sociale, per poi l'adesione alla previdenza complementare e l'allargamento del perimetro della 14ª mensilità. Sbarra conclude il suo intervento dicendo: le pensioni non possono essere considerate solo un costo economico, c'è anche un tema di sostenibilità sociale. Dunque vedremo cosa accadrà martedì prossimo, una volta concluso l'incontro tra i sindacati e il governo. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti di questo video. E anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale, a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.